Dunque, la notizia in apertura oggi è il presunto omicidio-suicidio che si è consumato a Montesilvano in una abitazione di via Tagliamento, ma per sapere tutto in diretta abbiamo in collegamento per la redazione social il collega Luca Pompei. Buongiorno Luca, mi senti? Sì Marina, grazie della linea. Ci troviamo qui in via Tagliamento a Montesilvano, dove questa mattina si è consumata una vera e propria tragedia nell'appartamento qui alle mie spalle, al primo piano di questa palazzina beige. Erano passate da poco le 8:30, i vicini hanno sentito delle urla disumane e hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, i carabinieri si sono trovati davanti ad un tragico spettacolo, i corpi di un uomo e una donna riversi a terra senza vita. Si tratta di due persone di nazionalità rumena, ancora non è chiara la loro generalità. Si sa solo che lui si chiamava Christian e la moglie Cristina, tra i 40 e i 50 anni per entrambi. Da una prima ricostruzione sarebbe emersa l'ipotesi di un omicidio-suicidio perché i vicini hanno sentito una lite furibonda tra i due e probabilmente al culmine di un raptus l'uomo avrebbe tolto la vita alla donna prima di suicidarsi. Sul posto ovviamente i carabinieri, è arrivata anche il sostituto procuratore della Repubblica, la dottoressa Rapino, il medico legale e la scientifica per i consueti rilievi. Tragedia nella tragedia, i carabinieri, ecco, proprio in questo istante stanno portando via le salme delle due vittime. Dicevo, in un primo momento i carabinieri hanno cercato subito anche il terzo elemento di questa famiglia, un bambino di 10 anni. Poi hanno appurato che il bambino era a scuola, frequenta le scuole medie qui a Montesilvano e ci hanno riferito, è già stato preso in custodia dai servizi civili del comune di Montesilvano. Abbiamo ascoltato i vicini, ci hanno raccontato di una coppia cordiale, onesta, due lavoratori, lui un operaio edile che però da tempo era in cassa integrazione, lei faceva dei lavoretti ogni tanto, era una casalinga. Da 5 anni abitavano in questo appartamento di via Tagliamento a Montesilvano ed avevano ottimi rapporti con tutto il vicinato. Adesso bisognerà capire che cosa ha scatenato questa furia. Questa mattina, ripetiamo, intorno alle 8:30, alle 8:45. Abbiamo carpito, eravamo in diretta Facebook, Marina, abbiamo carpito delle dichiarazioni da parte del comandante Luca Lavergetta che ci aveva pregato per la verità di non fargli un'intervista vera e propria, ma noi eravamo in diretta Facebook e lui comunque è stato molto gentile a dire quello che poteva dirci. Quindi io chiederei a Danilo Cinquino di mandare in onda questo brevissimo contributo e poi la linea può tornare allo studio. Grazie. Non posso purtroppo che confermare il fatto che sono state rinvenute due persone, al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso, questo è quello che possiamo dire, anche perché al momento tutta la dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione. Si sa almeno se entrambe presentano ferite da taglio? Presentano delle ferite da Entrambe. però ripeto, la dinamica è ancora in fase di accertamento, quindi al momento qualsiasi ipotesi è prematura. I punti colpiti indicativamente non Al momento è ancora tutto in fase di definizione. Va Le bene? generalità si possono sapere? Al momento no. L'età? Rientrano nelle generalità. Sì. Grazie, Il figlio perdonatemi. comunque tutto bene. Il figlio è stato preso in carico dai servizi sociali. Era a scuola. Quindi va bene? È lui che aveva portato il figlio a scuola oppure? Da definire, Da questo è un definire. dettaglio che è ancora in fase di Ma in definizione. casa, Al momento diciamo sono in che in fase. casa sono in tre, cioè erano in tre, moglie, marito e figlio. Esattamente.
non c'è, grazie prima, e buona giornata.